provincia di Potenza, e dopo si prepari Pina Picerno. Grazie, buongiorno a tutti, proverò a essere... Sì, ora scatta il cronometro, perfetto. Si possono recuperare questi secondi, no? Dai, su, forza. Allora, io penso questo, diciamo, che per utilizzare appieno i 5 minuti proverò a evidenziare solo 3 questioni, che tra l'altro un po' vengono dall'esperienza prima politica e oggi amministrativa. E forse lo farò, diciamo, iniziando con una provocazione su questo tema. Perché penso, diciamo, che la responsabilità della politica e la funzione, il primato della politica deve essere al centro della nostra discussione. Questa considerazione mi porta a dire che noi non dobbiamo su questo tema né delegare il tema della legalità a Roberto Saviano, ma neanche, come è accaduto nel corso di alcuni anni e di alcuni mesi, delegarlo a Luigi De Magistris. Lo dico con molta nettezza perché noi dobbiamo in qualche modo comprendere fino in fondo che una certa stagione, anche un modo di essere, una certa timidezza nel alcune volte difendere i gruppi dirigenti del Mezzogiorno da una parte e dall'altra immaginando che la legalità fosse qualcosa che appartiene a Libera, a Don Ciotti, a Roberto Saviano, io credo fino in fondo non ci faccia misurare le contraddizioni di fronte alle quali il partito del Mezzogiorno è di fronte, a cominciare dal tema della riforma della giustizia, da una posizione più netta e più chiara su questi temi. Questo è un primo elemento sul quale noi dobbiamo, secondo me, svolgere questa riflessione. Secondo elemento, nella nostra politica e nella nostra amministrazione c'è poca Europa. Noi siamo in una fase di straordinario passaggio. Il Mezzogiorno e le classi dirigenti che sono cresciute nel Mezzogiorno sono cresciute con l'idea molto spesso dell'intervento straordinario e dello scambio tra spesa pubblica e consenso. Oggi siamo in un nuovo regime che l'Europa ci dice, ci ha detto e ci dirà nel 2013 e nel 2020. Significa in particolare avere una visione lunga, avere obiettivi chiari, conoscere che cosa l'Europa già oggi indica al 2020 e costruire una politica e un'idea della politica dentro le nostre amministrazioni rispetto a questi obiettivi. Terzo elemento, la fine dei partiti, la Prima Repubblica ci ha consegnato un sistema istituzionale e anche un sistema elettorale molto problematico. L'elezione diretta dei presidenti delle regioni, dei presidenti delle province, dei sindaci, il sistema elettorale, in particolare della preferenza unica, l'indebolimento del rapporto tra presidenti, giunte e consesti consiliari, dal mio punto di vista è un altro elemento di criticità. Il sistema sostanzialmente si è costruito nel corso di questi anni perdendo una funzione collettiva, anche protettiva, anche di indirizzo rispetto agli amministratori che vivono nei contesti istituzionali. Consiglieri provinciali, consiglieri comunali, consiglieri regionali, sistema di elezione diretta e sistemi elettorali di quel tipo perpetuano anche al nostro interno modelli e sistemi che non aiutano a costruire un rapporto virtuoso tra potere e consenso anche nel Mezzogiorno. Ma questa è una discussione tutta politica che riguarda le scelte che noi dobbiamo fare. Quarto elemento e concludo. Io non so, diciamo, sono tra quelli che è appassionato tra i carrozzieri o i rottamatori. Però noi dobbiamo costruire una condizione per la quale, per fortuna, c'è il segretario regionale della mia regione, Roberto Speranza, abbiamo costruito una durissima battaglia per il cambiamento e per il rinnovamento. Abbiamo fatto un congresso durissimo. Io penso, diciamo, che alcune volte così non va. Noi apparteniamo a quella generazione che ha misurato, come dice il presidente D'Alema, sul campo, nel conflitto, anche come dire in congressi molto duri, la capacità di rinnovare. Ma a questa nostra capacità molto spesso non corrisponde una funzione nazionale di questo gruppo dirigente. Noi dobbiamo avere fino in fondo la capacità di sapere che nei territori segretari, amministratori, competenze che nel partito ci sono hanno bisogno di essere sostenute e valorizzate. Io non voglio delegare a Matteo Renzi una cosa che dissi già all'ex segretario Walter Veltroni, al quale però non ci fu nessuna risposta, lo dico con estrema libertà.
non avere uno statuto che prevede un limite di cumulo dei mandati. Dal mio punto di vista è un errore che non ci possiamo più consentire. Ci sono deroghe, ci sono competenze, ci sono storie politiche che vanno oltre questo limite, ma c'è una qualche regola che noi dobbiamo cominciare ad assumere, altrimenti io credo la nostra discussione anche nel Mezzogiorno non assume quei caratteri di rinnovamento e di cambiamento di fronte alle quali i cittadini ci richiamano. Grazie. Grazie al presidente della provincia di Potenza, il quale è stato...